Manifestazione 12 settembre a Roma. Perché andare in piazza? Perché andare tutti in piazza? Perché è un obbligo costituzionale. La Costituzione prevede, all'articolo 52, il dovere dei cittadini di difendere la patria, un dovere sacro. Oggi bisogna difendere la patria contro il neoliberismo che distrugge i nostri diritti e tra questi anche il diritto alla salute. E il 5G ha a che fare con questo. Grazie. Sulla vicenda del 5G io sono del tutto favorevole a questa manifestazione perché occorre mettere in chiaro che cosa sia il 5G, occorre informare la popolazione, bisogna evitare gli estremismi di chi rifiuta a priori o di chi a priori elogia, bisogna sapere, conoscere o come diceva Spinoza, non bisogna ridere, detestare o piangere, ma bisogna capire, si ha il diritto di capire. Diversi aspetti della tecnologia 5G urtano contro principi costituzionali. Da ultimo, il decreto semplificazioni contiene un comma con il quale il governo ha inteso impedire ai sindaci di emettere provvedimenti in grado di poter bloccare l'implementazione di questa tecnologia. Senza peraltro modificare la norma primaria, cioè il testo unico sugli enti locali, che invece riconosce ai sindaci la possibilità di emettere determinati provvedimenti qualora ritengano che vi siano rischi per la pubblica incolumità. Questa norma è palesemente incostituzionale e quindi per la moratoria del 5G, la difesa della Costituzione e delle libertà in esse riconosciute, per l'autodeterminazione digitale, sabato 12 settembre, tutti a Roma, stop 5G. Didattica a distanza, un bambino solo a casa davanti a un monitor, sospensione del rapporto empatico con i compagni e con la maestra, sospensione della sensorialità, alterazione totale della costruzione di personalità, radiazioni ionizzanti, distruzione cellulare, morte della cellula, 5G, linguaggio epigenetico del DNA che è una nube elettromagnetica e risponde anche a questo linguaggio. Tutti a Roma, il 12 settembre, a Piazza del Popolo. Vi aspetto insieme a tanti altri per spiegare meglio questi temi. Noi abbiamo il 5 di settembre e il 12 di settembre due manifestazioni a Roma che devono aver successo, che devono non soltanto rappresentare una visibile opposizione a quanto ci succede in termini di coronavirus e in termini di 5G, ma anche essere comunicazione agli altri di una realtà visibile, esistente, intelligente, esistente, che non tutto può essere ridotto al pensiero unico, al dogma, che è la fine della libertà.